Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. Quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima attualità. Vi parlerò del motivo per cui il prezzo del petrolio è sceso. È un qualche cosa che è difficile da capire, però si può intuire mettendo assieme i vari pezzi del puzzle, ovvero le notizie che da 2 anni a questa parte ci arrivano tramite i media. Non è un qualche cosa di difficile da capire, però evidentemente io ho letto tanti articoli ti danno la casella del puzzle, te la danno giusta col fatto, con l'avvenimento, però poi non riescono a connettere il perché, a riuscire a fare un ragionamento a livello globale. È quello che voglio un po' fare, perché mettendo assieme tutte le cose si riescono poi a fare altri ragionamenti e riuscite a capire tante altre cose. Il tutto è collegato anche con il calo del rublo in Russia, è collegato anche su un tentativo di egemonia da parte USA in Europa, e per questo ritengo che sia importante fare il punto della situazione e spiegare un po' questo fenomeno che vede il prezzo del petrolio scendere. Noi abbiamo assistito ad una guerra in Libia che è stata creata non per destituire il dittatore laico e mettere degli estremisti islamici in Libia, come è successo. Questa guerra è stata creata d'arte perché dalla Libia arrivavano in Europa delle risorse energetiche, gas e petrolio, per cui questo dava fastidio. Arrivavano queste risorse energetiche. E questo a chi è che dava fastidio? Dava fastidio agli americani. L'Europa è isolata, diciamo, da un lato abbiamo l'oceano, il mare di qua, con la Libia poteva arrivare gas e petrolio, dall'altro versante è una penisola l'Europa, dall'altro versante abbiamo la Russia che via terraferma anch'essa fornisce gas e petrolio. In Libia sono andate a creare una situazione di anarchia, è stata una situazione che è stata voluta, non si voleva destituire Gheddafi in Libia, si voleva creare un'anarchia, perché quando c'è l'anarchia, quando c'è una guerra interna, quando c'è una guerra intestina, ci sono tribù che combattono, tu da lì il petrolio e il gas non lo riesci più ad estrarre, per cui quel rubinetto lì l'abbiamo chiuso. L'altro rubinetto è la Russia. Guarda caso, l'altro conflitto nato proprio a seguito di quello che è successo in Libia è in Ucraina, perché anche lì si vuole la guerra, si vuole creare esattamente quello che si è creato in Libia, ovvero una situazione di guerra, una situazione di anarchia, una situazione dove ci sono le bande fasciste che scorrazzano per il paese, per cui con la guerra da lì il petrolio e il gas non potrà più transitare. Perché vogliono chiudere questi rubinetti? Il motivo è molto semplice. A marzo, se avete letto le notizie, marzo 2014, in Italia è arrivato Barack Obama, si è incontrato con Renzi. Di tante cose che poteva parlare Obama in Italia, con i problemi che ci sono, la disoccupazione, problemi a livello globale, problemi di tanto tipo, l'unica cosa di cui si è degnato di parlare, di fare il punto della situazione, è stato prendere il burattino, Renzi, lo ha preso e gli ha detto: voi dovete comprare dagli Stati Uniti d'America il gas prodotto con il fracking. Il burattino non è che si può tirare indietro. Poi, tra le altre cose, il gas che prima prendevamo dalla Libia non lo prendiamo più perché c'è la guerra. La guerra è finita, ma c'è la situazione di guerriglia, di anarchia, da lì non prendiamo più niente, le nostre aziende partecipate con gli enti libici sono dovute scappare, da lì non aveva più niente. Per cui quello di Obama non è stato un consiglio, ma è stato un ordine. Gli americani da questi pochi anni a questa parte hanno scoperto questo gas di fracking, ovvero delle esplosioni sotterranee, poi il gas viene congelato, messo nelle cisterne e può essere trasportato via nave. Hanno scoperto questo e per cui cercano in tutti i modi di propinare all'Europa quello che loro hanno da offrire, però lo fanno
non mettendoti te in condizione di dire sì, lo voglio, lo fanno mettendoti in obbligo di dire tu lo voglio. Ti chiudono la fornitura dal versante sud dalla Libia, la fornitura dalla Russia e poi tu energeticamente sei isolato. L'Europa non è indipendente dal punto di vista energetico, per cui o da uno o da un altro dobbiamo prenderlo. Generalmente si prende chi ti fa l'offerta migliore, chi fa l'offerta e poi gli altri adeguano l'offerta, per cui vi è un prezzo nazionale sul petrolio, è un prezzo nazionale. La differenza del gas di fracking rispetto al gas, per esempio, russo, è che il gas di fracking ha un costo della Madonna produrlo, perché il gas russo, in Russia, in Siberia c'è tantissimo gas, fanno con un dito, bucano 10 centimetri del terreno e quel gas sprizza fuori gratuitamente, basta solo metterci un tubo, fare la condotta e il gas ce l'hai. Ed è il gas che in automatico esce senza fare niente. Il gas di fracking lo devi produrre, devi scavare, devi fare dei tunnel che poi girano, vanno in orizzontale, devono esplodere, devi introdurre dentro del liquido per spingerlo fuori. Cioè, vi ha un costo di produzione di base che esiste. Il gas normale non ha un costo di base. Se il gas te lo vendono ipoteticamente anche a 2 euro, ci guadagnano comunque a 2 euro 1000 metri cubi, ci guadagnano comunque perché? Perché tanto ti esce fuori così a UFO, ti esce fuori il gas. Cioè, il gas non è che lo devi pagare alla terra che te lo dà. Però quello di fracking ha un costo di produzione perché è molto macchinoso produrlo, è molto macchinoso trasportarlo, va congelato, ci vogliono impianti che costano milioni, miliardi costano quegli impianti per la lavorazione del gas, per cui ha un costo di base. La Russia, siccome non se la vuole far mettere in quel posto dagli americani, che cosa ha fatto? La Russia e i paesi arabi, i più grandi produttori al mondo di gas, la Russia è il più grande produttore al mondo di materie energetiche insieme all'OPEC, il gruppo dei petroli. Cosa hanno fatto? Visto che gli americani stavano per mettere in quel posto con il gas di fracking, non hanno diminuito la loro produzione, anzi hanno spinto la produzione in maniera tale da far sì che il prezzo scendesse, 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 fino a scendere sotto la soglia per i quali gli americani non possono più venderti il gas perché gli costerebbe più produrlo che quello che glielo paghi te. Per cui sono andati a fregare gli americani. Cosa è successo? In Russia, che hanno una loro sovranità monetaria, e questa è l'importanza di avere una sovranità monetaria, perché tu con la sovranità monetaria riesci ad avere una certa agibilità nelle questioni internazionali. Loro hanno svalutato il rublo, così cosa succede? Ma l'hanno svalutato in maniera molto forte. Diciamo, se prima era intorno ai 37-40 rubli per 1 euro, adesso siamo intorno ai 75-80, diciamo, e questa è l'ordine di grandezza. Per cui l'hanno svalutato quasi della metà. Perché è successo questo? Perché in questo modo il fatto di mettere in quel posto agli americani a loro non gli dà un contraccolpo così forte circa il fatto che il petrolio lo stanno vendendo di meno, perché nella loro teoria, nella globale teoria della relatività, loro sempre gli stessi soldi prendono, perché io prima se ti davo il gas a 100 dollari al barile, quei 100 dollari al barile corrispondevano a un tot in rubli. Adesso io te lo do a metà prezzo, te lo do a 50 dollari al barile, però col cambio corrispondono agli stessi rubli di prima. Io te lo sto sempre vendendo. Se io te lo vendo in dollari, te lo sto vendendo alla metà, ti sto facendo fare un affare. Però poi con il cambio nel mercato interno entrano sempre gli stessi soldi, sono sempre, convertendo poi gli introiti nella moneta locale, sono sempre quelli che entrano. Per cui
Per quello, se noi andiamo ad esaminare il grafico, con il calare del prezzo del petrolio abbiamo un aumentare del costo del dollaro visto in rubli, cioè il dollaro scende e il prezzo del petrolio scendono di pari passo. In questo modo, relativamente, per tante cose non cambia nulla, tanto che poi la Russia è un paese che produce, è un paese che è molto indipendente dal punto di vista delle cose essenziali che servono, perché dal punto di vista energetico è un paese indipendente, per cui è un paese indipendente non solo dal punto di vista della propria moneta, è un paese indipendente anche dal punto di vista